Essi allora convocarono Aruru, la grande. Proprio tu, Aruru, l'hai creato. Crea ora la sua controparte, per contrastare l'ardore delle sue energie. Fa che essi combattano fra di loro, così che ad Uruk torni la pace. Quando Aruru udì queste parole, concepì nel suo cuore l'immagine di Anu. Aruru lavò le sue mani, prese un grumo di creta e lo piantò nella steppa. Essa creò un uomo primordiale, Enkidu, il guerriero. Seme del silenzio, la potenza di Ninurta. Tutto il suo corpo era ricoperto di peli. La chioma era fluente, come quella di una donna. I ciuffi dei capelli crescevano rossoreggianti come grano. Egli non conosceva né la gente né il paese. Egli indossava una pelle di animale, come su Mukan, con le gazzelle egli brucca l'erba. Con i bovini sazia la sua sete nelle pozze d'acqua, con le bestie selvagge.